Buongiorno, buongiorno, bentornati su TCS, Tre Costa Smeralda, il magazine. Cagliari si ferma per le frecce tricolori, rivoluzione nel traffico nel weekend, vediamo. Sui cieli del capoluogo sardo torna la FAN, la pattuglia acrobatica nazionale, le frecce tricolori come tutte e tutti le chiamiamo, con le loro spettacolari evoluzioni, le piroette, i cambi di formazione e quella bandiera disegnata in volo che ci fa restare con il naso all'insù, emozionati e per una volta uniti sotto un unico simbolo. Domenica le frecce tricolori, dopo 3 anni torneranno al Poetto di Cagliari, ma ieri, dopo una prima esercitazione, sono atterrati nella base di Decimo Mannu per salutare un piccolo gruppo di parenti e di associazioni. Tanti bambini immancabili, chi ha voluto un selfie da solo con gli MB339 e chi invece lo ha voluto coi piloti, i coraggiosi militari in tuta blu che riescono a sfidare paura e forza di gravità per dare dimostrazione della capacità di un corpo, quello dell'aeronautica, che compone una parte fondamentale delle forze armate italiane. 10 piloti selezionati dopo duri addestramenti che possono far parte del PAN, corpo nato nel 1952 con il nome di Cavallino Rampante. 9 di loro volano in formazione, uno è il solista che compie le azioni più difficili e ardite. Un giorno tra loro ci saranno anche i piloti della scuola IFTS, International Flight Training School, che da un anno è stata aperta nella base di Decimo Mannu, ritornata ad essere nuovamente un luogo di vita e di attività anche economiche per il territorio. A comando del reparto sperimentale e di standardizzazione al trio aereo, il colonnello Federico Pellegrini, il primo a salutare i piloti atterrati ieri alla base. Comandante, un felice ritorno in Sardegna. Sì, le frecce tricolori stanno ritornando in Sardegna dopo qualche anno. Noi siamo sicuramente felici di rivederli qui con noi, ma soprattutto ospitarli in occasione dell'evento del 20 di agosto, della manifestazione aerea che si svolgerà al Poetto a Cagliari. L'appuntamento a tutti i sardi e cagliaritani domenica a partire dalle... Domenica a partire dalle 17 fino alle 18.30 ci sarà la manifestazione che è stata già pubblicizzata dal sindaco di Cagliari e poi dal comandante per la regione Sardegna dell'Aeronautica Militare, il generale Marzinotto. La piccola folla festante ha atteso paziente sotto il sole l'arrivo degli eleganti velivoli dalla livrea azzurra e tra loro anche alcuni militari in pensione che, pur avendo assistito tante volte alle prodigiose esibizioni, non finiscono di stupirsi. E come si può rinunciare a uno spettacolo simile? Vedere le frecce non è una cosa che si vede tutti i giorni o tutti gli anni. Bisogna approfittarne quando sono qui, in questa base, in questa meravigliosa base dove ho fatto 34 anni. Anche una rappresentanza della Luna Rossa ha partecipato all'evento perché, ci spiegano, tra l'aeronautica militare di stanza Decimo Mannu e il team in continuo allenamento al molo ICNUSA è nato un prezioso scambio di informazioni tecnologiche. Sono tantissime le relazioni che ci sono, ad esempio per lo sviluppo del simulatore, quindi la possibilità, anche noi abbiamo, i nostri velisti si allenano un simulatore, quindi è stato molto interessante vedere e conoscere le nostre realtà sia dal punto di vista formativo che di appunto l'utilizzo della tecnologia, nel nostro caso per gli allenamenti e nel caso dell'aeronautica militare della scuola di volo per la formazione dei, insomma, futuri piloti. E poi sindaci in rappresentanza del territorio, felici che finalmente la base ritorni a fiorire e a supportare la fragile economia agricola dei paesi nella quale è incastonata. Siamo orgogliosi di avere le frecce, ma siamo anche contenti che la base abbia trovato una ricollocazione e che possa essere un motivo di sviluppo anche per tutto il territorio. Vogliamo che ci sia un ritorno occupazionale che possa comunque far sì che i nostri giovani oppure altre nostre professionalità trovino un posto all'interno della base stessa. La maggior parte del territorio è proprio di Villasor, quindi oltre al nostro comune, anche i comuni limitrofi hanno sempre prestato delle professionalità alla base militare.
Domani dunque tutti pronti con il naso all'insù per assistere alla parata acrobatica che avrà inizio alle 17, ma attenzione ai tanti divieti imposti, innanzitutto alla circolazione. Sia sabato che domenica dalle 14 alle 21 l'accesso al Poetto dalla rotonda di San Bartolomeo e dalla rotonda della Bussola sarà consentito ai soli mezzi pubblici, ai residenti del quartiere, agli autorizzati e a chi ha un pass portatore di handicap. Bene, nuova tendenza del turismo, se sino a qualche, poco tempo fa c'erano i last minute come i viaggi, adesso sono sepolti, la vacanza si organizza con largo anticipo, vediamo. L'estate 2023 segna l'addio al last minute, sempre più vacanzieri infatti programmano con largo anticipo il loro soggiorno in Italia, prevalentemente tra i 2 e i 6 mesi prima della partenza. Una modalità scelta dal 29,3% dei turisti che quest'agosto hanno optato per un viaggio nel bel paese. A certificarlo è l'ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo, che ha monitorato arrivi e partenze nel mese più caldo dell'anno e che relega le prenotazioni dell'ultima ora a quell'11,1% di vacanzieri che hanno prenotato giusto una settimana prima di partire. Visitatori con le idee chiare, dunque, a giudicare anche dai numeri dei viaggiatori transitati negli aeroporti italiani. Sono 702.500 i passeggeri in arrivo ad agosto negli scali nazionali, ovvero il più 1,1% rispetto ai 694.200 dell'agosto 2022. E a premiare le località turistiche dello Stivale sono soprattutto gli stranieri. Nei varchi dei nostri aeroporti si sono visti soprattutto americani e poi spagnoli, francesi e canadesi. Nel 35,7% dei casi si è trattato di vacanze di coppia, mentre la classe scelta con maggior prevalenza, 87,8%, è l'economy. E la motivazione è presto detta, il caro prezzo dei voli che ha scosso il trasporto aereo con tariffe alle stelle. Ad agosto comunque si è registrato un picco positivo di prenotazioni, in particolare online per i posti letto nei giorni di Ferragosto nelle strutture ricettive. 6 camere piene su 10 ed elevata competitività rispetto a mete straniere, spesso più appetibili per le località di mare, le città d'arte e le destinazioni enogastronomiche. Riguardo alla spesa media, invece, un viaggio in Italia si aggira intorno ai 1.760 euro. Ma quanti provengono dagli Stati Uniti hanno il più delle volte un budget superiore che può arrivare fino a 5.000 euro. Infine, l'ufficio studi dell'ENIT scatta un'istantanea anche alle preferenze dei vacanzieri. Le tipologie di turismo più praticate per l'80% degli intervistati nel sondaggio sono quelle legate all'esperienza, ovvero culturali, naturalistiche e enogastronomiche. I viaggi sostenibili in particolare ottengono una valutazione media pari a 6,4 su una scala da 1 a 10. Per quanto riguarda il caro prezzi, ritorneremo nell'ultima parte del nostro magazine. Ora Olbia con la nuova sede per la Lega Navale, vediamo. La nuova sede della Lega Navale di Olbia apre le sue porte. Nei giorni scorsi il taglio del nastro, nei locali situati all'inizio di Viale Isola Bianca. La cerimonia ha visto la partecipazione del sindaco Settimo Inizi, del vescovo Sebastiano Sanguinetti, oltre a autorità civili e militari. La struttura è stata realizzata con straordinaria rapidità, in soli 6 mesi, di cui 4 dedicati ai lavori effettivi e 2 alla demolizione dell'edificio precedente. Diciamo in 4 mesi lavorativi siamo riusciti a creare tutta quanta questa opera qua. Olbia è bellissima, una città in crescita, è waterfront, il futuro porto, il porto sul Molo Brin. E noi dovevamo comunque adeguarci e finalmente ci siamo riusciti. Dopo tanti anni siamo riusciti a fare questo. Che importanza ha la Lega Navale per Olbia? È importantissima. Siamo 600-650 soci e abbiamo anche tantissime richieste per incrementare questo numero qua. Però è importante perché dovremo fare scuole per la vela, per
canottaggio, rematori, le attività sportive che per noi sono molto molto importanti. La Lega Navale è aperta a Olbia e non solo ad Olbia, tant'è vero che ci sono molti transiti che arrivano da fuori, da Viareggio, da Genova, e sono felicissimi di approdare qua e si trovano a casa loro. Grazie a tutti i soci, grazie al presidente, grazie a Tore che ha seguito giorno per giorno i lavori. Chi è Tore? E con tutti i suoi amici e i componenti è del direttivo. È una band musicale. Possiamo gradire sicuramente una location rinnovata che ci permette di avere maggiormente bellezza e funzionalità marinara nel nostro golfo. Il comparto della nautica è tutto. Le industrie di Calasakaia, le aziende importanti internazionali di Calasakaia, il Porto Vecchio, il Molobrin, la Lega Navale, il Circolo Nautico, la Capitaneria di Porto, la Direzione Marittima, il Porto Commerciale, la città di Olbia. La nuova sede ora si estende su 640 metri quadri suddivisi in due locali. Ospita una serie di servizi essenziali. Il corpo principale dell'edificio include al piano terra il bar-ristorante, l'ufficio sportivo, un'aula dedicata alle patenti nautiche, una sala riunioni polifunzionale e servizi igienici per uomini, donne e persone con disabilità. Nella torretta dell'edificio invece trovano spazio l'ufficio della segreteria, un'aula per le riunioni del direttivo e l'archivio. L'edificio più piccolo ospita il magazzino del Nostromo e un'area sportiva con spogliatoi, servizi igienici e docce, accessibile anche ai diportisti di passaggio nel porto. Un'attenzione particolare è stata rivolta alle necessità delle persone con disabilità, con l'installazione di appositi servizi, rampe e scivoli per garantire l'accessibilità ai pontili e alla sede stessa. Inoltre, sul tetto dell'edificio sono stati installati pannelli fotovoltaici che permetteranno di ottenere autonomia energetica e ridurre i costi delle bollette. Con un occhio sempre attento alla sostenibilità, la nuova sede della Lega Navale di Olbia rappresenta un modello di attenzione alle esigenze della comunità e di rispetto per l'ambiente. Bene, torniamo sul caro prezzi con questa scheda, vediamo. Ancora non si è chiusa definitivamente la parentesi ferragostana che travolge un po' tutti i settori, ma già qualche segnale che non sia andata bene come previsto c'è, soprattutto nel Sud Sardegna per quelle imprese o servizi che stanno nel mezzo. Non sono extra lusso e non sono nemmeno troppo economici, posto che qualcosa di realmente economico ancora si trovi in quest'estate che verrà ricordata per il caro prezzi. Lo dicono le principali associazioni di categoria come Federalberghi, che parlano di un calo del 4-5% nelle strutture dei suoi iscritti. È stato dell'8-10% a luglio. Certo, a macchia di leopardo, spiegano, in alcune località è stato sold out, mentre in altre si sono registrati dei vuoti anche nei giorni clou del Ferragosto. Colpa del caro prezzi di sicuro che ha investito tutta Italia, ma anche per la Sardegna ha un aggravante in più per via dei trasporti aerei. Che le cose non siano andate proprio come si sperava, lo rivelano anche le parole della ministra Daniela Santanchè, la quale dal suo stabilimento balneare della Versilia si è affrettata ad assicurare che il governo sta lavorando per far andare in vacanza tutti, ammettendo indirettamente che c'è una grossa fretta di italiani rimasta fuori dai circuiti del relax a caro prezzo e che forse non si è spostata da casa perché non se lo può permettere. Ed infatti, dalla località balcanziere sono mancati soprattutto gli italiani, anche in Sardegna. Non è andata certo male, ma come ha avuto modo di spiegare Maria Amelia Lai, presidente della Confartigianato Sardegna, per battere la concorrenza di altre regioni e altre nazioni, la parolina magica Sardegna non basta più. L'estate del 2023 può servire per far ripartire una riflessione seria sui costi, ma anche sulla programmazione anticipata, sulla comunicazione dell'immagine dell'isola. Il settore fondamentale per l'economia dell'isola non coinvolge solo imprenditori dell'ospitalità più o meno di grosse dimensioni, ma una filiera fatta di tante piccole imprese, anche artigiane. Sempre stando a quanto comunicato alla vigilia di Ferragosto da Maria Amelia Lai, le realtà artigiane che lavorano con i vacanzieri in Sardegna sono ben 6.623. e coinvolgono oltre 16.000 dipendenti, oltre a quelli prettamente legati all'ospitalità. Ci sono ristoranti alimentari, trasporti e abbigliamento, ma anche ceramica, vetro, bigiotteria, gioielleria e cornici. Il turismo offre per tutti questi artigiani un importante mercato di sbocco ed è anche per loro che occorre ripensare tutto il sistema. A livello regionale vanno intensificati gli sforzi per restituire competitività alla nostra offerta turistica e valorizzare le eccellenze del Made in Sardegna.
Sardegna, che hanno reso famosa la nostra regione nel mondo, ha detto Maria Amelia Lai nel suo comunicato. Bene, io termino qua, vi do appuntamento alle prossime edizioni con il nostro magazine. Per chi non c'era, c'è il sito tcs.tv. Grazie.